buongiorno e benvenuto a tutti. Vi ringrazio di essere qui. E, siccome mi piace essere pratica, voglio cominciare subito con gli interventi. Intanto ringrazio FIPE di questo spazio dedicato al food delivery e soprattutto di avermi coinvolta. Vorrei chiamare subito qui vicino a me il dottor Luciano Sbraga, che è vicepresidente di FIPE e direttore del Centro Studi. Sì, buongiorno. 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 Allora, sì, credo che sia un appuntamento interessante per riflettere sul delivery, sui cambiamenti che ci sono stati e su quelli che ci saranno, perché ora siamo entrati in una nuova fase del delivery. Abbiamo avuto un'esplosione nel 2020, le indagini ci dicono che le imprese che sono passate a fare delivery durante il lockdown sono appunto quasi sestuplicate da un 5% di imprese, tra il 5 e il 10% sono arrivate al 30%. Naturalmente un delivery un po' fai da te in quell'occasione, non un delivery come lo conoscevamo prima del lockdown e della pandemia. Quindi fatto con vetrine digitali proprie, a volte anche improvvisate, con consegne fatte con personale proprio, più che in appoggio alle piattaforme e quindi alla logistica delle piattaforme, però un più 30% di imprese che si sono cimentate a fare delivery dal nulla è un segno molto importante, ha dato una spinta come tutto che ha interessato tutti i fenomeni della digitalizzazione nel settore, dai menu digitali ai pagamenti digitali. C'è È una stata una tematica molto scossa che non importante. è una rivoluzione, diciamocelo, è un bel passo in avanti, una discontinuità. E adesso stiamo assistendo ad una frenata, perché c'è un aspetto da considerare: il delivery della pandemia non era il delivery che conoscevamo, era un Certo. delivery non più funzionale. Di necessità, noi sappiamo dalle indagini che facciamo che sono fondamentalmente tre i motivi per i quali si usava, no, il delivery: non ho voglia di uscire, fondamentalmente, non ho voglia di cucinare, non ho nulla in frigorifero da preparare. Il delivery della pandemia, e poi qui c'è il nostro presidente Giancarlo De Idda, che è naturalmente non è solo presidente, è un imprenditore, perché da noi i presidenti sono imprenditori, non, altrimenti per questo io non lo so, non sono vicepresidente, perché non sono un imprenditore. E lui ha avviato il delivery, credo, in modo più significativo durante il lockdown, ha investito molto e credo che possa dare una bella testimonianza da dentro, da chi fa ristorazione. Il delivery della pandemia è un delivery che appunto non funzionale. Noi sappiamo che le persone utilizzando il delivery dicevano, perché abbiamo seguito i social: meno male che voi ci siete, Certo. no? Meno male che ci siete, perché era come un ponte verso la Una normalità, quasi normalità, no, non certo. una possibilità di continuare a non, sul rapporto con il ristorante. Quindi un delivery anche di qualità. Con questo non voglio dire che il delivery precedente non lo fosse, però sappiamo che il delivery per lo più andava sull'hamburger, sulla pizza, Certo. no, il poké e così via. È stato sicuramente in questo senso un incremento della qualità. Assolutamente sì, perché è diventato un delivery da conviviale, non più funzionale. Quindi la casa diventava di fatto il ristorante come ambiente, e il cibo però, di solito a casa anche quelli bravi non riescono a fare Certo. piatti come quelli che possono preparare i bravi ristoratori, i bravi ristoranti, e quindi si univano le due cose. Ecco, adesso so che alcuni imprenditori che erano partiti con il delivery anche in modo forte, con grandi risultati durante la pandemia, stanno tornando indietro, perché è evidente, questo bisogna dirlo per onestà intellettuale, e spero che anche gli amici che sono qui lo dicano:
il delivery non è una semplice aggiunta all'attività di ristorazione tradizionale della serie, siccome fai ristorazione, se poi riesci a vendere anche 20 coperti con il delivery guadagni, no, senza avere altri costi. Non è così, il delivery se lo vuoi fare bene va curato, diventa una linea di business dedicata, certo, esatto, dedicato. E quindi diventa un impegno dal punto di vista organizzativo, anche dal punto di vista economico. Ecco, questo va detto. Dal punto di vista delle prospettive sappiamo che il delivery non è sostitutivo del ristorante, è una forma di integrazione, a nostro parere, l'abbiamo sempre detto, speriamo di non sbagliare, perché se sbagliamo su questo avremo conseguenze non positive per la categoria, per il mondo della ristorazione. Il delivery è più sostitutivo del consumo alimentare in casa più che del consumo alimentare fuori casa. Voi sapete che ci sono due bacini di consumo, uno è l'alimentare domestico, il supermercato, il commercio al dettaglio, poi la ristorazione. Questo settore nel 2019 faceva insieme circa 250 miliardi di euro, di cui un terzo era in capo alla ristorazione, a tutta la ristorazione. Adesso nell'anno della pandemia abbiamo avuto un incremento di 3 miliardi di euro per il consumo domestico. 3 miliardi sono tanti relativamente parlando, perché questo era un settore che perdeva negli anni, fino al 2019 ha perso ricavi e domanda e consumi, il consumo domestico. Il fuori casa ha perso in termini di consumi 31 miliardi di euro. Se fate la somma fra questo siamo a meno 28 miliardi, quindi complessivamente abbiamo perso come sistema alimentare 28 miliardi di euro, tutti in capo alla ristorazione fondamentalmente. Ora sta ripartendo la ristorazione, sottolineo la parola ripartenza, che è un concetto diverso da crescita. Crescere vuol dire che stavo qui e vado un passo avanti, ripartenza vuol dire che sono tornato indietro di 10 metri, ne ho fatti 3 avanti, ma sono ancora 7 metri dietro la linea dove ero. Quindi stiamo ripartendo per tornare al punto di partenza. E quando ci torneremo? Ci torneremo probabilmente non prima del 2023, a livello pre-pandemia. Quindi però il settore ha il vento, diciamo, in poppa dal punto di vista dei trend, dei megatrend, perché la crescita del consumo alimentare fuori casa non è stata interrotta dal Covid, con una serie di cambiamenti che ci sono stati e che ci saranno, e porteremo dietro la digitalizzazione, il tema della qualità, l'organizzazione del lavoro. E però dico che questa cosa del delivery va gestita con molta attenzione, perché il tema commissioni è un convitato di pietra che è lì, che non possiamo trascurare, e bisogna fare un delivery che sia sostenibile per tutta la filiera, per tutti gli attori. Non può essere, no, a discapito di un pezzo della filiera. Ecco, se il delivery troverà questa strada, potrà prendere anche il resto della ristorazione, perché io penso per esempio anche ad un delivery che continua ad essere conviviale, cioè ti posso anche regalare una cena a casa che ordino da un bel ristorante, che certo, con il delivery te la porto, non è più soltanto, no, un consumo per vedere la partita di calcio. Allora quello però lì è necessario che ci sia una sostenibilità. Io per adesso mi fermo qua, forse ho parlato anche troppo. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie mille dottor Sbraga. C'è uno spray, dov'è lo spray? Mentre lo spray per... il dottor Sbraga riesce a, come dire, espletare alcune pratiche tecniche, noi intanto andiamo avanti. Intanto ringrazio il dottor Sbraga del suo intervento. Ho il piacere di introdurvi in questo momento, non qui in presenza, ma grazie alla digitalizzazione di cui parlavamo proprio prima, da remoto, perché purtroppo non gli è stato possibile essere qui. Ho il piacere di introdurvi Luigi Provenzani. Luigi Provenzani è di RTL 105, scusatemi, RTL 102.5 News, spazio Food Delivery. Luigi, buongiorno. Senti Luigi, voi all'interno di RTL 102.5 avete creato questo spazio dedicato al food delivery.
Io so che tu hai intervistato tantissime persone in questo periodo, di diverse tipologie, da imprenditori, start-up, ma anche giornalisti, blogger, insomma diverse tipologie di persone. Quello che vorrei chiederti è: qual è il sentiment, cioè che cosa è emerso da tutte queste interviste in merito al delivery? Intanto per completezza una rubrica che facciamo su RTL 102.5 News, che è la nostra emittente all news del gruppo, quindi c'è molto spazio per gli approfondimenti, per fare chiacchierate, si differenzia appunto da RTL 102.5 che invece si concentra più sulla musica. In questo spazio, come dicevate, sì, sentiamo tutti i protagonisti di quella che è la sfera food, molte le start-up del delivery, tantissimi si sono reinventati, parlo dei ristoratori, parlo ovviamente anche di tutto il mondo startup, perché per esempio mi viene subito in mente, ieri abbiamo intervistato una piccola friggitoria di Ostia, che è il municipio sul mare di Roma in pratica, e loro quest'estate si sono reinventati portando personalmente con delle biciclette elettriche tutti i loro piatti direttamente sulla spiaggia, quindi anche nell'estate 2021, che è un'estate sotto Covid, ma non più impreparata come quella della 2020, tutti i vari esercizi si sono andati a riorganizzare in maniera alternativa, in maniera simpatica anche se vogliamo, non per forza facendo riferimento sempre a quelli che sono stati un po' i protagonisti del primo lockdown, parlo delle principali aziende di delivery che tutti conosciamo. Quindi ecco, ci si è voluti sempre reinventare sia i big della ristorazione che anche le piccole attività, penso anche a piccoli paesi. Noi andiamo con le varie pagine di food porn che ci sono in tutta Italia a conoscere realtà molto localizzate, e anche in queste, mantenendo la tradizione e tutta l'attenzione verso la qualità dei prodotti, degli ingredienti e tutto quanto, c'è stata la possibilità di fare delivery in posti dove tutto ciò era inimmaginabile, perché poi lo sappiamo, l'italiano molto spesso vuole stare in casa a cucinare, a preparare le vecchie ricette della nonna e altre situazioni, però poi quando è un po' forzato stare a casa e la voglia di ristorante e di qualche sapore nuovo oppure la non voglia di cucinare sale, è lì che arriva il delivery. E come dicevate voi, appunto, è importantissimo differenziare. Un delivery tra virgolette forzato può essere buono per aprire la strada a nuove possibilità, un delivery da quella che è la cultura culinaria italiana di altissima qualità. Senti, ma hai trovato una differenza tra quello che è accaduto diciamo nei centri più grandi rispetto ai centri piccoli? Forse uno si aspetterebbe inizialmente maggiore diffusione. Tu prima dicevi ci siamo sorpresi, è arrivato anche nei piccoli centri. Ma ti sembra che ci siano state delle dinamiche diverse o che in periodo di pandemia grandi e piccoli centri si siano comportati più o meno in un modo uniforme? Sicuramente nei grandi centri è stato più facile, nei piccoli centri la situazione è diversa, molti non conoscevano il delivery e quindi si sono dovuti andare alla ricerca di come farlo, quali piatti fare, perché una cosa che diciamo molto spesso in onda con i tanti ospiti è non tutti i piatti sono adatti alla delivery, stiamo adattando sempre di più la cosa, ed è vero, grazie anche poi a contenitori, qui ci sono esperti di delivery a questa tavola rotonda che ne sapranno di più di me, e vari altri sistemi, però non possiamo dire al momento che l'offerta soprattutto nei piccoli centri non è tutto all'altezza del delivery, ecco, per cui sì, una preparazione maggiore di città nei piccoli centri è stato affidato tutto. Forse a quelle che erano un po' in itinere, diciamo, e quindi non la okay. presenza dei grandi protagonisti delle aziende di delivery che spesso sono note per dei problemi su quello che è la contrattualizzazione dei rider, ma su sistemi personalizzati, e quindi addirittura gestori di ristoranti che personalmente si sono messi a fare le consegne, e poi subito dopo la pandemia un'esplosione di idee e di novità che ora sta prendendo piede, perché questa pandemia ci ha aiutato tanto a pensare e a definire certe situazioni. Per cui ecco, forse nel secondo lockdown, in quello che è stato l'inizio di quest'anno,
c'è stato molto più sviluppo sia nelle grandi città che nei piccoli centri. Senti, ma toglimi una curiosità, come vi è venuta l'idea di dedicare un progetto al food delivery? Da dove è nata l'esigenza? Nasce insieme a RTL 102.5 News, che come dicevo prima è la nostra radio news, tutta giovane, perché siamo veramente tutti ragazzi a portarla avanti, e dall'idea di andare a dedicare spazio veramente a tutti. Nello spazio centrale, quello di Mezzogiorno, sin da sempre, da quando è nata questa emittente, parliamo ormai quasi di un paio d'anni, è stato dedicato spazio a tutto ciò che è food, portato avanti poi da varie persone, perché siamo un team molto nutrito, quindi sicuramente con molta attenzione. È iniziato con me, Isabella Palmisano, poi è andato avanti con Ludica Marafini, Simone Palmieri, poi sono tornato io. Insomma, siamo una squadra che si dà i turni, e piano piano è venuta su una community di ospiti, anche perché abbiamo degli appuntamenti fissi. Siamo un punto di riferimento per tantissime startup. Tra l'altro, se qualcuno qui presente vuole fare una chiacchierata, perché le definiamo chiacchierate in onda, non sono interviste, non ci sono domande scritte, è un metodo di comunicazione veramente easy. Io dico sempre agli ospiti, come se stesse spiegando a una persona che non è del settore, quindi che non è un altro business, al bar di cosa si tratta questa startup, di cosa tratta il progetto. Ed è solo così che effettivamente si può fare un contenuto che sia interessante sia per il business che per tutte quelle che sono gli ascoltatori, le persone all'ascolto che possono interessarsi. Non è detto che un mercato B2B non sia interessante anche per l'utente finale, che poi usufruirà in un modo o nell'altro di quel servizio specifico. Grazie Luigi, grazie mille. Allora, noi adesso qui abbiamo anche presenti, chi da vicino, chi un po' più da remoto, abbiamo anche presenti delle start-up. Ho il piacere di farvele conoscere, ma soprattutto ho il piacere di chiedere un po' quella che è il loro, anche la loro impressione di come si è evoluto il food delivery in questo periodo. Allora, solo per non annoiare il nostro pubblico, ma per rendere invece più dinamica la nostra chiacchierata, io vi proporrei a questo punto di 3-4 minuti a testa, vi lascerei presentare, e a questo proposito vi presento il nostro ospite di Kitchen Lab, Nicola Ballarini, co-founder. Mi ci parli un po' di Kitchen Lab, ce la presenti e poi successivamente ritorniamo magari tutti insieme con qualche domanda. Certo, assolutamente, grazie mille. Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola Ballarini, sono il co-founder di Kitchen Lab, e insieme al mio socio Andrea nel 2018 ci siamo fatti una domanda fondamentale, che è quella di capire se il ristorante tradizionale è il miglior player per fare la consegna a domicilio. E la risposta ovviamente no. E guardando certi trend che arrivavano dagli Stati Uniti piuttosto che da UK o altri paesi stranieri, ci siamo cimentati in questo famoso fenomeno delle ghost kitchen, che poi è inflazionato, la gente le chiama ghost kitchen, dark kitchen, cloud kitchen, si capisce molto poco, ognuno la chiama un po' come vuole. Però quello che noi abbiamo creato è questa rete di, diciamoli brutalmente, laboratori, al cui interno noi creiamo dei brand virtuali che vendono tramite le piattaforme di delivery. Quindi noi ci limitiamo, tra virgolette, a fare la parte di ideazione del brand, creazione del menu, creazione dell'esperienza a 360 gradi, che include ovviamente le materie prime, lo studio dell'assemblaggio, lo studio del come vengono fatte le pietanze, tutta una parte di packaging ovviamente ottimizzato per quello che è il canale consegna a domicilio, e vendiamo solo e esclusivamente tramite le piattaforme di delivery. Quindi la logistica oggi non è un qualcosa che ci appartiene. Noi quello che facciamo è andiamo su queste vetrine come Glovo, Deliveroo eccetera, facciamo vedere la nostra offerta e i clienti di queste piattaforme possono ordinare i nostri piatti direttamente a casa. Siamo partiti con il primo laboratorio a marzo del 2019, quando il Covid fortunatamente non era ancora arrivato, non esisteva, e diciamo che abbiamo avuto il tempo di fare vari esperimenti e capire come questo canale qui funzionasse, in modo che poi quando il Covid effettivamente è arrivato siamo stati molto pronti per affrontare anche l'aumento esponenziale della domanda. Cosa che, contrariamente a quello che si pensa, in realtà in un primo periodo non è stato così, nel senso che le persone erano a casa, sappiamo tutti del lievito al supermercato, la gente tendenzialmente faceva da mangiare,
ed erano molto riluttanti al fatto di avere persone che toccassero il cibo, che te lo portassero a casa per essere poi consumato. Quindi in realtà anche noi in primis, in un primo periodo, abbiamo avuto un contraccolpo importante in termini di 20-30% di fatturato. Poi invece ovviamente le persone sono anche un po' forse stufate di far da mangiare e il delivery quasi... Ho deciso di dedicarsi ad altro. È quasi diventato un'opportunità di evasione dalla vita rutinaria della casa, del computer, dello smart working, di tutte queste cose qua. Quindi in realtà poi abbiamo avuto un incremento significativo, ovviamente accompagnato da un incremento esponenziale dell'offerta, perché come si è detto prima tutti i ristoranti hanno cominciato a fare delivery perché tutti credevano che fosse la fonte di salvezza. La grande verità è che noi passiamo tutto il nostro tempo a capire come far funzionare questo canale e nonostante ciò anche noi abbiamo mille difficoltà perché le marginalità sono molto molto basse. Un ristorante tradizionale, continuo a pensare che sia giusto che si concentri su quella che è invece l'esperienza in store, è uno dei motivi per i quali durante poi la fase di riavvio post-Covid tutti i ristoranti tradizionali hanno un po' abbandonato anche il tema del delivery. Perché? Perché continuano a doversi concentrare su quella che è l'esperienza in store e questa apertura delle gabbie post-Covid ha fatto sì che tutti i ristoratori fossero un po' fortunatamente in ginocchio, nel senso che non riuscivano a star dietro quello che era l'afflusso di persone. Ancora io sono ancora sconvolto su Milano, al venerdì sera o sabato sera non si trova posto in nessun ristorante ed è normale che queste persone si debbano concentrare sulla ricezione di questi ospiti e sul far vivere un'esperienza a questi ospiti ottimizzata per quello che è l'in-store experience, lasciando poi il delivery invece probabilmente a realtà più organizzate o più focalizzate. Su questo canale. Ci sarebbe da parlare, abbiamo toccato una quantità di temi che è bellissimo, potremmo stare qua ore, per cui non lo so, mi taccio, intanto faccio parlare un po'. No, ma infatti è per questo che ho detto presentatevi, perché affinché le persone possano farsi un'idea di quali sono le vostre attività, dopo assolutamente daremo vita a un dibattito di cui, come dicevi, i temi non mancano, assolutamente. Grazie per adesso, Nicola. Allora, torno a guardare lo schermo perché dovrebbe esserci collegato con noi Francesco Casserà, eccolo qua. Ciao Francesco, benvenuto. Buongiorno Monica, buongiorno a tutti. Allora, Francesco, tu sei co-founder e questa sigla un po' particolare che adesso spieghiamo, Chief Operation Officer. Direttore generale, Chief Operating Officer in inglese. Di Quiri. Allora, ci presenti anche tu in qualche minuto la realtà di Quiri? Assolutamente, assolutamente. Noi a Dipendition Lab nasciamo nel pieno della pandemia, abbiamo aperto il primo locale a gennaio 2020. Noi abbiamo un format leggermente diverso dalle standard, diciamo, Ghost e Cloud Kitchen, ovvero noi non produciamo nessun brand virtuale. Noi affittiamo i nostri spazi a ristoratori già presenti, quindi senior o junior, oppure ristoratori giovani imprenditori che vogliono lanciare il proprio brand e quindi cercano uno spazio che gli consenta di avere, come diceva appunto giustamente il dottor Sbraga prima, la sostenibilità, che è quello, no, è il punto di arrivo per tutti. Noi creiamo queste piccole locazioni, slot all'interno di locazioni in centro città, per cui è molto importante, no, il concetto di Ghost Dark Kitchen. Tradizionale si sviluppa un po' in quello che è la periferia, non nei centri città, ovvero locazioni che chiaramente permettono un affitto basso. Noi abbiamo cambiato un po' questa idea, abbiamo deciso, grazie anche appunto all'esperienza internazionale mia e dei miei soci, che c'era bisogno di un qualcosa di centrale che potesse dare appunto l'opportunità a giovani e senior entrepreneur di essere presenti in centro città con i loro brand su tutti i principali canali di vendita. Infatti anche noi gestiamo, non facciamo logistica al momento, ci occupiamo solo di rendere operativi questi brand nei principali canali di vendita, quindi parliamo Deliveroo, Uber Eats, Glovo, Just Eat, e ne stanno crescendo anche lì, ne stanno nascendo molti, cioè vediamo di come c'è anche una diversificazione non solo nell'offerta dei brand di tipologie di cibo, ma soprattutto anche nell'offerta al cliente, quindi come raggiungere questo ordine. Detto questo, abbiamo aperto il primo laboratorio a gennaio 2021 con 5 slot, ogni slot va dai 10 ai 14 metri quadrati con una minima predisposizione di base. Devo dire, i primi mesi è stato difficile trovare persone che capissero l'idea, che si affacciassero all'idea propositivamente.
dopo pochi mesi, senza nemmeno aver fatto la segna stampa, abbiamo ricevuto più di 400 richieste. Si è Questo rotto il ci ha fatto ghiaccio. immediatamente capire la necessità del mercato, ma soprattutto di questi imprenditori senior e junior, di avere una postazione operativa a un CapEx ridotto rispetto a una normale apertura. Che pensiamo appunto ai prezzi di locazione di Milano sono diventati stellari, quindi per un brand aprire anche solo un piccolo spazio di 30 metri, rinnovarlo, ristrutturarlo, portare la tecnologia, portare gli apparatori, i macchinari, si fa fronte a un CapEx veramente alto. Quello che abbiamo pensato noi invece è creare questi slot più piccoli su strada che potessero dare appunto l'opportunità a tutti i ristoratori di affittarli a un prezzo nettamente inferiore e immediatamente, tempo 10 giorni, essere operativi su tutti i principali canali di vendita. Il primo è stato chiuso a gennaio con 5 brand, all'interno 5 slot cucina, ma poi uno slot cucina può essere condiviso, quindi più brand possono essere prodotti in un singolo slot. Abbiamo aperto la seconda locazione in Melchiorre Gioia con 8 cucine, in cui all'interno adesso ne produciamo 10, stiamo aprendo il terzo verso fine 2021, dicembre-gennaio, verso Città Studi con 7 cucine. Questo ci porterà a un totale di 20 slot cucine e puntiamo a produrre intorno ai 30 brand. E voglio sottolineare di come, sebbene siamo una società molto giovane, abbiamo già trovato partner, brand senior come Rosso Pomodoro, come Nudo Sushi, molti. Facciamo sempre una forte selezione, chiaramente sono tutti gli iter e gli step per entrare a far parte di Quiri, il che comprende chiaramente una selezione da parte di noi fondatori, una visione del brand, essere appassionati riguardo al cibo. Questo è un elemento focale di Quiri, proprio dal nome. Quiri è in esperanto, quindi la lingua creata per tutti, vuol dire cucinare. Questo è proprio fatto per sottolineare questa volontà di Quiri di aggregare, portare all'interno delle proprie locazioni diverse realtà, al di là dell'etnia, al di là della cultura, proprio per offrire poi al cliente una diversificazione completa. E attenzione, questo è importante perché lo spazio fra diversificazione e competizione è molto sottile, quindi noi Certo. sempre in ogni nostra locazione, sebbene abbiamo 8 cucine, cerchiamo sempre di avere brand che non vadano in conflitto fra di loro. Certo. Questo perché? Questa maniera possiamo concentrarci più sul cliente, sulle sue necessità, sulla sua necessità di fare sostenibilità, di avere sviluppo, di fare volumi. Chiaramente questo è un gioco che si gioca molto sui volumi, non tanto sulla qualità, sul prodotto di nicchia. Almeno questo è quello che stiamo percependo noi come Quiri. Grazie mille Francesco, e anche con te torniamo più tardi per il dibattito. Allora, adesso ho il piacere di introdurre Anthony Byron Prada, amministratore di Hotbox. Anthony, anche tu vuoi presentarci in qualche minuto l'attività di Hotbox? Certo, intanto voglio ringraziare Fibe per averci qua con loro. Allora, Hotbox nasce con l'obiettivo di preservare la qualità del cibo dal ristorante fino a casa del cliente. Tant'è vero che Hotbox di fatto è un forno professionale che ti permette di consegnare il cibo tra 65 e 85 gradi, non al di sotto di 65 perché avviene la crescita di carica batterica e secondo l'HACCP non dovresti poter consegnare al di sotto di questa temperatura, anche se lo fanno più o meno tutti. Non al di sopra di 85 gradi perché noi vogliamo mantenere il cibo, non vogliamo continuarlo a cucinare, cioè il nostro obiettivo non è quello di fare l'ultimo step di cucina, ma più che altro mantenere il piatto intatto come intendeva il ristoratore nel suo locale. Hotbox è molto bello anche perché ha un ricircolo d'aria e un deumidificatore all'interno che permette di estrarre l'umidità in eccesso e conseguentemente questi due effetti della temperatura e della deumidificazione veramente lasciano il cibo intatto per oltre 40 minuti. E con questo non voglio entrare troppo nei tecnicismi di Hotbox, però mi volevo ricollegare a una cosa che diceva Nicola, che secondo me ha detto molte cose molto interessanti, e mi voglio collegare con quello che è la nostra visione, se vogliamo, del futuro della ristorazione, soprattutto nel food delivery. Cioè, ma noi questo lo diciamo più o meno dal 2018, dove fondamentalmente noi, e con il Covid semplicemente è stato evidenziato che fondamentalmente lo stiamo vedendo probabilmente anche nel modo giusto, che
la ristorazione si dividerà in due, no? Cioè c'è chi si specializzerà sull'esperienza di andare a di avere i clienti che vengono a mangiare da loro, e c'è chi si specializzerà per esempio con le cloud kitchen, virtual brand eccetera eccetera, nell'offerta di chi lo porta a casa del cliente. Tant'è vero che noi abbiamo molti clienti che hanno sia cucine che dark kitchen, e in uno si specializzano nel dare la migliore esperienza al cliente che viene al ristorante, e nell'altro si specializzano a fare addirittura menu diversi. Non è detto che il menu sia uguale, quindi c'è anche una parte di ingegnerizzazione del menu che, specialmente se viene associato ad un dispositivo come Hotbox, permette di portare un cibo eccellente e davvero regalare una bellissima esperienza a casa del cliente nei loro tavoli. Grazie. Allora, aspetta che forse... Grazie. Infine, ho il piacere di presentarvi, scusatemi ma io ogni tanto fischio, proviamo così, ho il piacere di presentarvi Domenico Iacobone, che non solo è un esperto di food delivery, ma è anche un profondo conoscitore della ristorazione e del management della ristorazione. In questo caso non trattiamo di una startup, ma ti chiederei comunque di presentarti. Sì, sì, io sono l'outsider, il punto esterno oggi. Nasco e cresco in questo settore che frequento ormai da 20 anni. Sono formatore nel management, nella ristorazione, nella gestione. Mi sono appassionato con il tempo, perché un po' di barba bianca, i capelli insomma sono oramai un ricordo, vi fa capire che vengo dalla generazione che telefonava ancora col gettone. Non avevamo internet, vivevamo l'esperienza del fuori casa come momento conviviale, ma come unica alternativa al consumo domestico. E ho visto in questi 20 anni cambiare il mondo, ho visto in questi 20 anni crescere la delivery fino a diventare quello che, soprattutto in Italia, paese storicamente legato alla cucina, storicamente legato alla tradizione, una grande tradizione della ristorazione, evolversi in una richiesta da parte del cliente diversa. Ecco, il punto esterno che cercherò di portare quest'oggi passa con un fil rouge da tutto quello che avete sentito fino adesso a un tema che secondo me diventa centrale, come l'esperienza legata alla cucina. Si parla tanto di user experience, si parla tanto di approccio al cliente, ma questa volta dobbiamo fare un passo indietro e mettere al centro il prodotto, non più il cliente, perché il prodotto cucinato dalla ristorazione verrà fruito, in questo mi aggancio a quello che hanno già detto i colleghi oltre che gli esperti intervistati, diventerà un perno attraverso il quale passeranno due esperienze. La prima sicuramente è quella della scelta del godere dell'ospitalità della ristorazione, del godere di tutto quello che è l'esperienza del consumo fuori casa. L'altra, altrettanto importante, fino ad oggi veniva vista come un'esperienza di servizio. Qui sicuramente il centro studi di FIPE ha fatto un'apertura importante. Siamo invece in un passaggio epocale attraverso il quale c'è la scelta del consumo in casa, con però la richiesta dell'esperienza qualitativa del fuori casa. Questo ci pone però di fronte a delle sfide come ristorazione, perché si tratta a volte di ripensare, di reingegnerizzare quelli che sono i piatti, perché ovviamente non possiamo limitarci a preparare le stesse cose che avremmo servito al tavolo e portarle a casa del cliente. E tra le altre cose, l'intermediazione piuttosto che la disintermediazione attraverso piattaforme piuttosto che produzione diretta, e la consegna a domicilio, che a sua volta può essere fatta direttamente o indirettamente, lasciano aperti moltissimi temi in questo momento. E non ci sono soluzioni, non ci sono assi nella manica. Tutti quanti abbiamo vissuto un periodo difficile, mi trovavo a parlare a gennaio dello scorso anno con alcuni ristoratori anche in FIPE della sindrome della capanna, delle persone ancora rintanate in casa che avevano paura di uscire. Fortunatamente siamo in una fase nuova, siamo in una fase di rilancio, e insieme a quello che diranno i colleghi poi sarà mio piacere presentarvi quella che secondo me è una delle strade alternative possibili, ma sicuramente andiamo nella specializzazione. Certo è che, e qui chiudo questa introduzione, il food delivery non può più essere vissuto come un prodotto di servizio da parte del ristoratore,
deve diventare un new business, come fosse veramente l'apertura di una nuova branca di azienda alla quale dedicare le relative attenzioni. E questo insomma ci ricollega secondo me circolarmente a dove è partita questa tavola rotonda e a cosa ci hanno detto fino adesso. Grazie. Allora, torno a Luigi Provenzani. La tavola rotonda si chiama L'evoluzione del food delivery. Sulla base delle interviste che avete fatto, sulla base della tua esperienza anche che hai fatto in questo periodo di questa rubrica, che cosa ti aspetti? Prima sentivamo parlare di due binari, ristorazione a casa, ristorazione fuori casa. Tu, anche ascoltando le start-up, e qui ne abbiamo tre, anche se alcune, insomma, come startup sono già un po' sul mercato da un po'. Che idea ti sei fatto? Che evoluzioni ti attendi? Io mi attendo, anche da grande utilizzatore del delivery, un sistema dove tutta la delivery ovviamente non va a essere demonizzata perché c'è la riapertura dei ristoranti o perché ora possiamo avere in casa il lievito e procedere con tutto ciò che ci pare. Secondo me la delivery ora, con le esperienze del passato, è molto più accettata sia da parte di alcuni ristoratori tra virgolette integralisti, sia da parte del pubblico, che sicuramente ora va a accettarla sicuramente in maniera migliore. Il discorso è questo: si parlava all'inizio, io rifaccio lo stesso discorso con una piccola modifica. Tante volte sono a casa e magari non ho voglia di cucinare, non ho niente in frigo, oppure semplicemente ho voglia di mangiare qualcosa di diverso, c'è la delivery. Se a questo però aggiungo il fatto che magari ho voglia di fare una passeggiata, ho voglia di vedere qualcuno, sicuramente vado poi nei locali dove l'esperienza, finché sentiamo parlare di Hotbox non sarà diffusa a livello nazionale, non può essere la stessa, quindi c'è l'occasione per andare al ristorante, vado al ristorante, però ci sono quelle giornate in cui magari non ho neanche voglia di uscire, non ho voglia di fare nulla, il magari delivery piove. Ora è più accettato, lo accetto in maniera migliore, e questo è il sentimento che ho avuto sia da parte di molti utenti che da parte di molti food blogger, nonché della nonché protagonisti della ristorazione. Quindi ok, il mangiare fuori, ma il delivery molto di più di prima, perché ho capito che è mio amico, che è facile, mi è sempre stato vicino in questo periodo così difficile, per cui ecco, vedo più fiducia in questa tipologia di servizio di ristorazione, se così possiamo dire. Grazie Luigi. Allora, torno a Nicola, che prima ha fatto un'osservazione interessante, dice: abbiamo messo un sacco di carne al fuoco, e sicuramente è così. Allora, senti Nicola, il food delivery, abbiamo detto prima, non necessariamente, anzi probabilmente non è un modo per il ristoratore che si occupa della sua sala e della sua ristorazione nel suo locale, ma è molto probabilmente un ramo alternativo, aggiuntivo, alternativo, insomma questo è tutto da vedere, un altro ramo di business. In questo, secondo me, voi avete fatto molta ricerca. Vorrei capire meglio, esploriamo, quali sono i vostri clienti e soprattutto quali suggestioni possiamo dare ai ristoratori, cioè quali opportunità può trovare un ristoratore in una ispirandosi a una realtà come la vostra? Sì. Allora, noi abbiamo passato tantissimo tempo, come vi raccontavo prima, con l'unico laboratorio a capire come questo lavoro andava fatto, perché io e il mio socio venivamo dal mondo della ristorazione, venivamo da multinazionali nel tech piuttosto che nella consulenza, e quindi ci siamo un po' improvvisati, tra virgolette, o magari in realtà abbiamo utilizzato un approccio diverso, no? Che è molto quello più dei numeri, dei dati, di capire quando come si parla di contaminazione. Esatto, quindi non avevamo mai fatto da mangiare in vita nostra, eravamo grandissimi utilizzatori del delivery, però non eravamo mai stati dalla parte del ristoratore. Quello che abbiamo fatto è stato continuamente testare, vedere come questo lavoro qui in qualche modo andava fatto, e abbiamo iniziato a creare dei numeri importantissimi. Ad oggi abbiamo 9 laboratori in giro per l'Italia, siamo in 5 città e serviamo circa 60.000 clienti al mese, quindi potete capire che di cose davanti agli occhi ce ne sono passate, un po' di esperienze l'abbiamo fatta.
quello che mi sento di dire al mondo dei ristoratori è che sicuramente non è un canale da approcciare, come detto prima, con la stessa mentalità del canale tradizionale del piatto in tavola, ma è un canale totalmente diverso che va studiato e va capito, e bisogna passare molto tempo su queste piattaforme. Cioè, se l'idea è quella appunto di andare per la strada della consegna fatta tramite terzi e quindi di entrare a bordo di queste piattaforme e utilizzarle come vetrina per il proprio store, la cosa importante è capirle queste piattaforme, perché essendo un canale diverso delle peculiarità che non c'entrano assolutamente niente con quelle che sono quelle tradizionali invece del servizio a tavola. E cercare di ascoltare molto il consumatore finale, perché è quello che alla fine decide se ordinare da te piuttosto che da un altro ristorante, cercare di contattarlo, cercare di capire se si è trovato bene. Sono tutte cose purtroppo che sono necessarie per affrontare questo canale in modo propositivo. Cioè, la passività nell'affrontare questo tipo di ristorazione a casa purtroppo non funziona, non premia, e l'abbiamo visto con molti progetti che sono nati durante il Covid, purtroppo, o per fortuna per noi. Però l'idea di fondo è che molte ghost kitchen improvvisate che sono nate in questo periodo, piuttosto che tanti brand della ristorazione tradizionale che si sono messi a fare delivery, ad oggi non esistono più, o comunque hanno deciso di abbandonare il canale. Perché? Perché farlo tanto perché si legge sui giornali che fa figo fare ghost kitchen piuttosto che il delivery è una cosa da cui non ci si può esimere, non è l'approccio corretto. Perché ancora una volta, poi sembra una banalità e poi sembra sempre di parlare di denaro, ma l'idea è che non si lavora per la gloria, la sostenibilità è la cosa fondamentale da cui partire, e se non si riesce a giocare con questi margini che sono molto molto sottili, purtroppo è un canale che non è sostenibile. Mentre la ristorazione tradizionale sappiamo ben tutti che comunque ci sono determinate caratteristiche poco legali, piuttosto che in realtà cose che aiutano ad avere margini ovviamente molto più interessanti, che permettono tutto sommato di giocarsela un po' di più anche non essendo i migliori esperti. Sul delivery questo purtroppo non è possibile. Senti, prima parlavi di ascoltare il cliente. Esplorerei questo aspetto che secondo me è molto interessante. Sì, ascoltare il cliente, una cosa importante da dire è che purtroppo il cliente ad oggi non è nostro direttamente, ma è il cliente delle piattaforme, che questa cosa qua è una cosa che può essere positiva e negativa. Negativa da un lato perché ovviamente non abbiamo il dato preciso, quindi oggi non so dirvi se il nostro consumatore per il tal brand ha 26 piuttosto che 32 piuttosto che maschio o femmina. Possiamo darvi una visione d'insieme, ma non abbiamo la certezza matematica di chi è questa persona per temi di GDPR, ovviamente privacy. Però dall'altra parte quello che noi abbiamo in qualche modo studiato e sperimentato è un processo anche di onboarding, di lancio e di follow up di questi brand virtuali sulle piattaforme, che portano ovviamente a far ordinare i primi clienti magari aiutandosi con una scontistica più o meno aggressiva, ma facendo provare il prodotto, poi fare delle chiamate a questi clienti a distanza di poco tempo per capire come questi clienti si sono trovati. Abbiamo creato delle schede di sondaggio che vengono proposte a questi clienti, sondaggi molto brevi, ovviamente di 5-10 minuti, che però sono fondamentali per noi, perché in quel processo di apprendimento di capire se questo brand può avere più o meno successo su queste piattaforme è fondamentale ascoltare il cliente, perché la pizza a me può piacere in un modo, a loro può piacere in un altro, ma se rimaniamo noi cinque nella stanza non capiremo mai come ottimizzare questo prodotto. Invece è fondamentale ascoltare, capire, testare continuamente e capire che in realtà molte cose possono essere sbagliate, anche se nella nostra testa pensiamo che in realtà vanno fatte così. Pensiamo di averle fatte al meglio, certo. Invece magari l'aspettativa è diversa. Assolutamente. Certo. Torno da Francesco di Quiri. Francesco, mi senti? Ci sono, vi sento. Eccoci. Senti Francesco, tu viaggi molto, per chissà quale motivo, ma semplicemente perché quando ti abbiamo invitato ad essere qui ci hai appunto detto che eri in viaggio di lavoro all'estero. Siccome appunto so che la tua esperienza di mondi internazionali e soprattutto di delivery a livello internazionale è molto profonda, volevo chiederti, secondo te, quali suggerimenti potremmo dare ai ristoratori sulla base di ciò che tu osservi quotidianamente in merito al delivery? Ma allora, diversi. Innanzitutto devo dire che sono stato molto sorpreso all'inizio del 2021, perché essendo appena nati siamo stati contattati da diverse realtà con format simili ma diversi, come per esempio Just Kitchen, che opera principalmente a Taipei, si sta espandendo anche a Hong Kong e Canada.
Ad esempio loro offrono un format completamente diverso, ovvero come Nicolò producono loro i virtual brand in gran parte, diciamo un 60%, un 40% invece sono brand di qualcun altro che loro producono con una forma commissionary, ovvero mettono loro a disposizione strutture, operatori, il cliente dà il procedurale e loro semplicemente producono. Ecco, io credo che è ancora un po' presto per dare dei consigli definitivi, essendo un mondo molto ibrido che si sta sviluppando. Credo che dobbiamo ancora testare e andare avanti per capire quali saranno le finalità. Il mese scorso ho avuto un'altra conference call con Rational, che è un produttore enorme di forni tedesco, e PKL Delivery, che fa tutte le cucine container per Deliveroo in Inghilterra più che all'estero, e credo che la direzione principale sia l'efficientamento, sia sotto forma di quello che è la struttura, che sotto forma dal punto di vista tecnologico. Questo cosa voglio dire nell'efficientamento? Che semplicemente molte di queste strutture andranno ad avere diverse finalità. Già per esempio in Quiri, col discorso di prima che faceva Nicolò della sostenibilità, che è difficile raggiungere, è una delle cose più critiche in questo business, noi offriamo non solo i canali di vendita sulle principali piattaforme tradizionali, Uber, Glovo, ma ogni nostra locazione deve essere adatta ad ospitare un dehor, quindi delle sedute esterne. Queste sedute, questo volume di vendita che esce non più sotto questo sforzo di fees che vanno date alle delivery platform, invece si ricarica solo con un fees molto più basso che va nelle nostre tasche, e ci stiamo rendendo conto di come questa semplice diversificazione nei canali di vendita abbia un impatto enorme su quello che rappresenta la sostenibilità dei brand. D'altro canto, ritornando alla conferenza che ho fatto mese scorso, si percepiva di come sempre di più possiamo vedere anche Deliveroo adesso all'estero, che tramite le collaborazioni con Amazon, quindi Amazon Prime ti danno Deliveroo Plus, oppure per dire questi go to market, quindi per piccoli shop, e loro sono in grado di consegnarti la spesa in 10 minuti. Ecco, penso che questo sia molto la direzione, ovvero una ghost kitchen, una dark kitchen che possa, come Quiri in questo caso, accettare il cliente che entra, ordina, nel retro invece la consegna dei pacchetti, addirittura una terza uscita per quello che potrebbe essere il delivery che ti porta la spesa a casa. Una volta che il cliente sulla piattaforma ordina il cibo, perché non efficientare il tutto offrendogli anche l'opportunità di comprare quello che sono il giorno per giorno gli utility, cioè la carta igienica come può essere l'acqua, i fazzoletti. Questo è quello che stiamo percependo soprattutto a livello internazionale. La bellezza del business che facciamo, anche questo penso che converrà con me Nicolò, è che non siamo in tanti, cioè siamo in pochi che sono solidi nel mondo, poi chiaramente di millantatori, credo che in tutti i business siamo pieni, ecco. Ma la bellezza è proprio questo, quindi confrontarsi con quelle 20-30 realtà che adesso nel mondo sono le più concrete, fra cui appunto può essere Kitchen Lab, Kitopi, vediamo anche il lancio di Cooklane appoggiato da Uber Eats, quindi questi grandi colossi che si muovono dall'America, vengono in Italia, vengono in Europa, provano il loro format. Purtroppo non c'è ancora un format che è riuscito a salire al di sopra sulla vetta, sopra tutti gli altri. Quindi crediamo che c'è ancora spazio per migliorarsi e per adattarsi a quelle che sono appunto le richieste del cliente finale. Sicuramente la tecnologia sta giocando un ruolo importantissimo, poiché più i ristoranti sono tecnologizzati, più hanno disponibilità di tecnologie, più hanno tempi di consegna più veloci, tempi di preparazione più veloci, minor errori nelle consegne, nel far arrivare il prodotto al cliente, quindi sicuramente va di pari passo fra le miglioramenti strutturali, efficientamento, ma anche dal punto di vista tecnologico. Bene, grazie Francesco, grazie mille. Senti Anthony, ci sono due argomenti che hanno attraversato un po' questo dibattito fino a questo punto. Uno è la tecnologia, la digitalizzazione, uno è la sostenibilità. Proviamo a ragionare su Hotbox. Che cosa può fare Hotbox per tecnologia, sostenibilità? Cioè, perché un ristoratore, secondo te, io ho chiesto agli altri, no, cosa possiamo consigliare ai ristoratori? Perché un ristoratore dovrebbe usufruire di questa tecnologia? Sì, bella domanda Monica, grazie.
Infatti mi volevo collegare un po' a tutti questi commenti che ho sentito da tutti gli altri interlocutori sul discorso dei margini, la sostenibilità del food delivery, il non so chi sono i miei clienti, il dobbiamo conoscere le delivery platform, assolutamente, assolutamente. Però in questo modo, in questo caso, per esempio, una tecnologia come Hotbox può venire anche incontro a quelle che sono queste esigenze del tipo... Con Hotbox è possibile fare più consegne in un unico viaggio perché la qualità dell'ultima consegna è uguale alla qualità della prima. Facendo più consegne in un unico viaggio vuol dire che tu nell'ora di picco puoi consegnare un volume di ordine maggiore con la stessa quantità di fattorini e quindi puoi eventualmente andare a fatturare di più, perché è proprio lì dove si ci fa giocare tutto, ecco, perché il sabato sera te lo giochi tutto in due ore, non è che dici vabbè adesso questi due o tre ordini non li prendo e li prendo dopo, no, dopo non ci sono perché quegli ordini lì sono stati fatti a un altro ristorante, tu lo saprai benissimo utilizzando le delivery platform sempre. E quindi con Hotbox puoi andarti a prendere un po' di più di questo fatturato che altrimenti chiudendo avresti perso. In alternativa potresti fare l'inverso, dire va bene, io con la stessa quantità di fattorini e per via che posso fare più viaggi in un'unica consegna e posso utilizzare meno fattorini per fare lo stesso volume d'ordini. Perfetto. Ma allora qui praticamente possiamo iniziare in quello che è una nostra, un nostro modo di vedere il modo di fare food delivery in modo più sostenibile, in un modo un po' più etico, diciamo. Perché? Perché se io riesco a risparmiare in questo modo, poi ho sentito anche parlare di commissioni, cioè c'è anche un modo per riuscire a fare un workaround su questa cosa, cioè io posso usare diversi partner che offrono le proprie app di ordinazioni, ok? Quindi il ristorante va da un'azienda che gli fa la app di ordinazione, quindi non è tu che ti fai l'app di ordinazione. A questo punto tu devi cercare di portare il traffico dalla delivery platform alla tua app. In questo modo tu inizi a conoscere i tuoi clienti, quindi a quel punto lì tu sai la mail, sai il nome, sai il numero di telefono, puoi fare mail marketing, puoi fare Facebook advertisement, puoi fare tutta una serie di altre cose per essere più vicino al tuo cliente e soprattutto solitamente queste app costano 90 euro al mese, non costano 30% sul fatturato che produci per l'app, è molto diverso quello che è il costo per il ristorante. Quindi abbassando il costo e portando il traffico dalla delivery platform alla propria app di ordinazione, utilizzando le multiple consegne possibili con un dispositivo come Hotbox ed andando a conoscere meglio i propri clienti, si può fare una consegna molto più sostenibile. Tanto è vero che io ho dei clienti che utilizzano fattorini assunti con contratti nazionali della logistica nella sottocategoria dei riders e riescono a fare la consegna sostenibile lo stesso in un modo super etico a questo punto, perché anche l'ultimo tassello del delivery, che è proprio il fattorino stesso, può avere un lavoro professionalizzante e non più un lavoro da emarginato, o come vogliamo chiamarlo. E questo qui per me è fondamentale, perché la tecnologia è quello che consente questo, la tecnologia della propria app di ordinazione, la conoscenza molto approfondita di quelle che sono le possibilità della delivery platform, la tecnologia come Hotbox, e queste cose per me sono molto importanti, perché molti ristoranti dicono vabbè, se devo fare food delivery mi improvviso, mi scrivo su Deliveroo e poi dopo vado avanti così. Non è vero, c'è da fare molto studio, ma se si fa uno studio adeguato si riescono veramente a trovare dei margini che sono veramente nascosti, ma che esistono e sono lì. Noi di Hotbox aiutiamo molti clienti a fare questa transizione. Grazie. Domenico. Vediamo un po' le fila. Abbiamo ascoltato tante diverse esperienze, dalla radio alle start-up. Che cosa ci aspettiamo nel futuro della delivery? Futuro della delivery è un tema che possiamo esplorare, secondo me, di qui a 4-5 anni. Tengo per tutti i ristoratori che ci seguono a fare però un punto su questa situazione. Il food delivery era un fenomeno in Italia già crescente prima del Covid.
tra il 2018 e il 2019 c'era già stato un balzo di raddoppio del fatturato, che tra il 2019 e il 2020 è stato un altro balzo del doppio. Il 2021 lo stiamo a vedere, ma siamo passati da 300 milioni a quasi 1 miliardo di euro di fatturato. Questo ci dice che le persone cercavano già questo tipo di servizio. E prendendo spunto da quello che ci hanno detto tutti quanti, dalla radio che ha intervistato i ristoratori piuttosto che le start-up, a Nicola, a Francesco, a Anthony, mettete al centro il vostro ristorante in due maniere. Il suggerimento per affrontare questo futuro è innanzitutto di non abbandonare chi ha cominciato il food delivery, ma cercare di farla crescere. Abbiamo ascoltato un esempio di virtual brand creati appositamente per lavorare sulle piattaforme, così come da Kuiri l'opportunità di avere uno spazio per testare la food delivery. Non è necessario, se non si ha lo spazio, costruirselo in casa, anche se credetemi, mai come in questo momento ci sono tanti spazi disponibili. E secondo me per la ristorazione, per il piccolo imprenditore della ristorazione, la cosa più importante sarà quella di fare rete e fare servizio. Non ci dimentichiamo che il tesoro di un ristorante sono i clienti. Il tesoro di un ristorante, oltre che i clienti, sono le proprie tradizioni, lo studio, il menù, la passione con la quale si lavora tutti i giorni. Ecco, questa è secondo me una parte dell'esperienza che dovremmo essere più bravi rispetto al passato a portare a casa del cliente. Quello che vi sto invitando a fare è prendere il ristorante e portarlo fuori dalle mura del ristorante. E questo significa essere banalmente online, avere dei profili non necessariamente social, ma più si entra in contatto con le persone, più si conoscono le persone. Se domattina chiedessi a uno qualunque di voi in sala di andare a pranzo fuori o a cena fuori scegliendo una qualunque categoria, che fosse pasta, pizza, carne, pesce, avreste una prima, una seconda e forse anche una terza scelta. E sarebbero quelle le catene che animano il nostro movimento. Ecco, online questa cosa, quando si entra sulla piattaforma, è molto più difficile, si crea un effetto giungla per il cliente. La riconoscibilità quindi del vostro locale, del vostro brand, il fatto di essere in contatto con il cliente è una cosa importante, e anche affrontare con strumenti che possono essere le app dirette piuttosto che l'ultimo miglio della delivery, come diceva Anthony Hotbox, sicuramente ci aiuta a mantenere questo contatto. Non ci dimentichiamo però, e qui torno su un argomento importante, che stiamo parlando di un servizio che impatta abbastanza su quello che sono i margini. Quando ci si trova a fare i corsi di food cost, e me ne è capitato uno qualche tempo fa, spesso e volentieri si analizzano i costi leggendoli in base a quelle che sono le marginalità del ristorante. Non ci dimentichiamo che quando abbiamo a che fare con la delivery dobbiamo cercare di reingegnerizzare il piatto, ma anche di sfruttare quelli che sono i varchi di questo servizio, perché è vero che non abbiamo coperto, tovagliato personale di servizio, dobbiamo però eventualmente o pagare o gestire un servizio di consegna. E il cliente cosa riceve? Tanti si affidano a un servizio di delivery, non hanno un feedback diretto subito di quello che sta succedendo. Anche in questo senso cercate di mantenere questo contatto, perché il cliente che è venuto da voi e che ordina da voi si aspetta di avere comunque un'esperienza positiva, vi ha scelti nella vita di tutti i giorni per la sua convivialità, vi vuole scegliere per rivivere quell'esperienza all'interno delle mura domestiche. Se gli facciamo arrivare qualcosa che non soddisfi quell'esperienza, automaticamente ci sarà un effetto domino anche sul ristorante, e al contrario, se lavoriamo bene sulla delivery magari faremo entrare nel ristorante qualcuno che prima non ci conosceva. Questa cosa, letta in una forma un po' più ampia, secondo me va a finire in quello che vi raccontavo prima, fosse una provocazione per certi aspetti, ma forse anche una soluzione al contenimento dei costi, allo spalmare tutto questo aggravio di lavoro, che è il fare rete. Siamo storicamente abituati, o veniamo quantomeno da un'epoca che ci ha vissuti
come ristoranti a livello di isola. C'è qualche amico, c'è qualcuno con il quale si ha confidenza, ma difficilmente si riesce a mettersi d'accordo con tutte le attività del quartiere per fare rete e per servire quel quartiere. Cominciamo a ragionare sul fatto che la prima risorsa è quella della prossimità, quindi chi ci è più vicino. Un ristorante oggi, secondo me, potrebbe, che non abbia mai affrontato la delivery, potrebbe banalmente partire da questo aspetto, cioè guardarsi intorno, cominciare da ciò che è intorno e per espandersi poi guardare a quelle che sono il resto delle opportunità, fermo restando il fatto che quello che vi offre una grande piattaforma in questo momento è un'esposizione della vostra insegna, seppur in forma virtuale, che da soli faticherete molto ad avere. Quindi siate ovunque vi è possibile, ma cercate quanto più possibile di gestire direttamente i servizi. Questa cosa vi aiuterà a contenere in maniera enorme i costi, perché parliamo di negoziare accordi che sono meno della metà del costo dell'intero servizio fatto da una piattaforma, perché passiamo da più del 30 al 14-16%, parlando di margini, ma soprattutto vi aiuterà a tenere agganciato il cliente. Ribadisco, la centralità è il prodotto. Un'altra provocazione, fra un paio di mesi c'è il 14 febbraio San Valentino. Se il 17 di febbraio, dopo aver avuto il ristorante pieno, la gente felice, diciamo appagato anche la struttura, fosse una brutta giornata, una di quelle di freddo intenso, pungente, magari piovosa, nella ristorazione tradizionale ci troveremmo a contare a fine serata quello che è quasi certamente un mancato incasso. Immaginate di essere nella medesima situazione e di avere i vostri clienti che ordinano il cibo per farselo portare a casa, e quindi il ristorante, che per quanto nella sua forma fisica al suo interno coi tavoli non sta performando come avrebbe fatto normalmente, vi aiuta comunque a chiudere una serata estremamente positiva, perché oggi come oggi l'effetto "non voglio uscire, cosa ordino stasera" non è un'esigenza, è un servizio, è un piacere per qualcuno. Quindi andiamo a sfruttare questo tipo di approccio per cercare di andare un po' oltre rispetto a quello che è stato il, se vogliamo, l'approccio di emergenza. Abbiamo fatto diversi interventi, ho lavorato con tante associazioni, anche con FIPE, proprio quando è scoppiata la pandemia, perché eravamo disorientati, non eravamo abituati a fare queste cose. Siamo in un momento nel quale ci si presenta in mano la chiave per sfruttare questa opportunità. E oggi avete visto e sentito chi ha deciso di aprire un business partendo da zero, senza nemmeno avere esperienza come Nicola e il suo collega, o chi invece vi dà un servizio come Quiri, con il quale, se voleste sperimentare per esempio il vostro ristorante in un'altra città, potreste farlo senza dover aprire un ristorante, con lo stesso nome qualcuno che vi dà uno spazio per cucinare e un servizio per consegnare quel prodotto. Fate questa cosa pensando al domani, pensando al futuro, pensando a quelli che sono stati i cambiamenti, ma soprattutto pensando che ogni volta che non ci facciamo trovare da un cliente è un'occasione persa. Grazie Domenico. Allora, in conclusione, noi abbiamo aperto questa tavola rotonda con l'intervento del dottor Sbraga. E ho il piacere di chiamare Giancarlo De Idda, che è consigliere nazionale di FIPE, qui con me a chiudere invece l'incontro e a raccontarci un po' quella che è stata anche la sua di esperienza. Dove vuole? Io mi allontano così non facciamo fischiare i microfoni. È difficile dopo parterre come quello che abbiamo, avete appena presentato. Il primo devo ringraziare a questo momento, lo dico da ristoratore, dai capelli bianchi si capisce, faccio questo mestiere da 50 anni, ho messo in piedi la scuola di Alma con Marchesi, per cui pensavo che dovevamo fare il salto che noi italiani non avevamo ancora fatto e i francesi avevano già fatto, e in più ho vissuto questa esperienza. Ho due aziende, una che è stellata, l'unica che sta in Sardegna, un giovane nipote che ha frequentato la scuola dell'Alma. La mia azienda ha 60 anni di vita
il mio marchio, quindi nella mia città rappresenta un brand. E tutte le cose che avete detto, allora siccome Mille continuava a guardarmi e quindi diceva questo appartiene al ristoratore vecchio stampo, che è giusto, rappresenta la dimensione, tutto quello. Ecco, volevo dirvi che da vecchio ristoratore, esattamente 48 ore dopo in lockdown, io ho cominciato a fare delivery. Ma avevo delivery perché avevo un'esperienza, perché facevo i piccoli catering per gli aerei privati. Quindi ho detto ai miei, ho detto volete andare in cassa integrazione o siete disposti a fare i Marines insieme a me? Perché io appartengo a quella scuola, a quella generazione che non si spaventa davanti a nulla. Deve essere pronto a pulire il water perché viene meno la donna delle pulizie, ma deve essere in grado di gestire un catering da 800 persone, come facciamo nella crescita dei luoghi della ristorazione. Quindi questo l'ho considerato come un momento di passaggio. Un momento di passaggio, i clienti non vengono a me, io vado al cliente, la famosa montagna. Questo era l'oggi. Quindi tutti gli interventi che avete fatto sono assolutamente importanti. Io crederò alla mia federazione, alla FIPE, quindi grazie di questo momento, per cui tutto il mio mondo viva questa che esperienza che ho vissuto io ascoltando voi, perché è utilissima. Utilissima perché credo, e quindi torno e la faccio in breve, a che la ristorazione non sarà più quella che c'era pre-Covid. Siamo sbarcati in un'altra epoca. Questa nuova epoca è quella di cogliere gli elementi in cui la piattaforma, il nuovo modo di presentarsi, le nuove kitchen, ma senza prodotto non si va da nessuna parte, perché in Italia funziona per prodotto, perché noi nasciamo dalle cucine regionali, noi siamo cresciuti con la cucina della nonna, sì la cucina fusion, parlo da stellato, nel senso che ho un nipote stellato, vale fino a un certo punto, stanno soffrendo. Questo momento di ritorno alle origini ci ha portato a dire voglio qualcosa di concreto. Poi mi piace anche il resto e quindi mi piace l'idea di San Valentino, perché San Valentino era al massimo per la ristorazione, era una sfida, cioè se tu non avevi tutti i tavoli occupati vuol dire che dovevi cambiare mestiere, perché San Valentino non era pensabile che non avessi tutti i tavoli, anzi il tuo problema era trovare, no neanche questo, dovevi spaccare tutti i tavoli, no, perché dovevano essere tutti da due e quindi dovevi trovare la soluzione per accoglierli. Ma San Valentino, c'è un pre San Valentino col delivery, c'è un po' San Valentino con il delivery. Quindi tutta la ricerca deve partire. Ah, e questi momenti servono per raccontare, non perdere nella competizione la cucina regionale, che è il nostro vero valore aggiunto, studiare un tipo di prodotto che viaggia utilizzando hot box, quindi mi va bene assolutamente, capisco, l'ho vissuto, io sono stato un rider per capire dove erano i miei clienti, perché se mi chiamavano dalla periferia della città e andavo a finire in una villa da 1 milione, avevo capito che non ero in periferia, ero uno che aveva fatto una scelta di vita e la scelta di vita era anche quella di non rinunciare alla qualità. Quindi ho fatto il rider per capire dove stavano i miei clienti, che non li dovevo solo misurare quando entravano o mi davano la carta di credito platino, insomma, no? Quindi andare era questo. Quindi questa lettura è assolutamente indispensabile. Dovrò ragionare sulla velocità, perché diventa fondamentale, l'ho vissuto, cioè quanto valgono le piattaforme, la mia piattaforma è quella che mi consente di raccogliere gli ordini per tempo, l'usare quelle tradizionali che si chiama Deliveroo invece ha una logica del cliente che deve ricevere il cibo in quel tempo, ma deve tenere presente il brand dal quale parte, e quindi è assolutamente vero che non dobbiamo mai perdere la qualità, perché altrimenti stiamo facendo una cosa che non sta in piedi, perché credo, e chiudo qua, che il divenire sarà quella di questa nuova epoca. 20-22%
di ricavi generati dal delivery, quindi ci credo, perché ci saranno quelli della mia età che hanno ancora paura di andare al ristorante, non gli hanno detto che non possono portare neanche i nipotini a casa, figuri se fra poco li riportiamo al ristorante. Nessuno va più della mia età, se non con gli amici fidati, perché magari invece il ristorante ti porto l'amico, ti faccio conoscere uno, non succede più. Tutti i tavoli sono da 4, è difficile trovare un tavolo da 6, da 8, no? Cioè, dobbiamo sapere tutto, da dove viene, cosa ha fatto, chi ha frequentato ieri sera, no? Quindi ci sarà una fase intermedia e noi non possiamo. Ecco, io sono uno di quelli, e quindi invito a dirlo, che mi sono presentato perché abbiamo bisogno di credito e in questo momento il sistema bancario non ci sta aiutando. Ho portato i miei dati di quest'anno e ho mostrato che i miei ricavi, nonostante il lockdown, non erano diminuiti. E quel povero funzionario di banca, il quale ormai non analizza più neanche l'imprenditore, mi ha detto: ma come ha fatto? Ho detto: lei non era affamato come ero io, no? Cioè, dovevamo farlo, perché dovevo dire a tutti i miei collaboratori: avete creduto in me, dovete continuare, io devo stare a ragionare per avere il trasporto in poco tempo, devo essere presente sulle piattaforme, devo inventarmi i piatti, devo essere vicino. Quindi questa FIPE, e quindi ritorno per chiudere, è questa quella con la quale voglio portare, perché purtroppo avremo una mortalità, che già registriamo, molto elevata. Grazie, grazie davvero. Bene, i nostri interventi sono terminati, non so se ci sono delle domande per qualcuno dei nostri relatori. No? Vuol dire che siamo stati bravi allora. Vi ringrazio molto della partecipazione, ringrazio tutti i relatori, sia Nicola, Anthony, Domenico, il signor De Ida, il dottor Sbraga che è intervenuto prima, e soprattutto voglio ringraziare anche i nostri relatori che ci hanno seguiti da distante, nonostante insomma non sia sempre semplicissimo, ma direi che ce l'abbiamo fatta. Francesco, Luigi, grazie, buon weekend. Signori, buona fiera, buon lavoro, e che sia una fiera produttiva, e forza. Grazie a tutti.